Cosimo presenta. Con l'ufficio della pastorale scolastica, l'ufficio delle comunicazioni sociali e Porta Lecce. Facciamo presto! Benvenuti in questa nuova puntata del Facciamo Presto. E Francesca, anche l'ultima puntata. Purtroppo abbiamo fatto così presto che siamo arrivati già alla fine. L'ultima puntata? Ma come? Sì. E la quarantena è finita. La quarantena? Sai, siamo stati chiusi per 3 mesi dentro casa, non potevamo uscire a causa del coronavirus. No, Gabriele, non mi sto ricordando, sai che mi dimentico tutto, non ho presente questa cosa. Scusa, ma secondo te perché mi sarei tagliato i capelli così, no? Ricomincio ad uscire, le persone mi vedono. Ah, ma lo potevi fare anche prima? Ma che dici? I barbieri stavano chiusi, mica potevo tagliarmi i capelli. No, no, guarda, c'è chi l'ha fatto. Io non ero pronto a un taglio così radicale, ho aspettato che i veri artisti fossero pronti. Vabbè, ma poi mi hai parlato di questa quarantena, ma che facevate in questa quarantena? Scusa, io non ho capito. Cioè, stavate chiusi a casa per qualche ora? A casa. Sempre, continuamente chiusi a casa, non potevamo uscire. Ma scusa, ma non ricordi proprio niente? Niente, no, niente. Ci penso io. Abbiamo sudato a casa a studiare, sempre chiusi. Ti faccio vedere, guarda. Tieni conto che non tutti siamo stati di fronte agli schermi o di fronte ai telefoni. C'è anche chi è riuscito ad organizzarsi una giornata perfetta in quarantena. Addirittura, quindi proprio come me che riesce a ricordarsi tutto, a organizzarsi bene. Esattamente come te, guarda, ti faccio vedere così puoi capire. Facciamo presto per la quarantena. Beh, esattamente, abbiamo visto come i nostri ascoltatori, i nostri lettori passavano la quarantena. Ma non è stata l'unica cosa che abbiamo fatto, perché su Instagram, e potete poi trovarle qui su YouTube, abbiamo anche fatto le interviste ai nostri redattori in live e le Cosimo. Sì, vi abbiamo fatto conoscere tutta la nostra redazione e tutti coloro che lavorano dietro la nostra redazione. Però adesso è arrivato il momento anche di presentarvi qualcun altro, vero Francesca? Sì, vi voglio far conoscere una mia amica, sinceramente. Gabriele, tu mi hai fatto conoscere tutte le tue amiche e mi hai fatto vedere quello che fanno durante la quarantena. Ora ti voglio presentare una mia amica, che è una cantante, una cantautrice di Bisceglie, qua vicino insomma, e che oltre ad essere una cantautrice ha scritto anche un libro. E la recensione si può trovare sull'ecosimo.it, ma avremo il piacere di intervistarla. E lei ci parlerà del suo romanzo d'esordio, ci parlerà anche della sua musica. Wow, ma quindi intervistiamo una persona importante? Wow! Assolutamente sì. Bene, ma io voglio capire chi è questa persona. Voglio sentire qualche sua canzone. Sì, dai, perché no? Ascoltiamo qualcosa. Mm.
cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti, è un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Bene, quindi Erika Mu sarà in diretta con noi sul nostro canale YouTube il 5 giugno alle ore 18.30. Continuate a seguirci su legosimo.it e sul nostro profilo Instagram legosimo.it per rimanere aggiornati. Grazie mille per averci seguito nei nostri Facciamo Presto, per noi è stato un piacere. Ma Francesca, noi non siamo stati gli unici a dare sfogo alla nostra creatività durante questo periodo, vero? Assolutamente no, perché ci sono stati dei professori che hanno lanciato un concorso all'interno della scuola proprio per dare sfogo alla creatività in quarantena, insomma. Vero, Gabriele? E noi, di Legosimo, la nostra redazione, è stata la giuria di questo concorso. E quindi oggi annunciamo il vincitore di questo concorso. Vai, Fra, lascio a te questo onore. Sì, il vincitore del concorso è un gruppo di ragazzi della prima M che ha presentato il lavoro We Are Free. Bene, ma prima di lasciarvi con We Are Free, noi vi vogliamo salutare, ringraziare per averci seguiti in questi mesi di Facciamo Presto e anche con Live e Legosimo. E noi ovviamente vi rimandiamo al prossimo anno. E speriamo di vedervi e sentirvi presto con il nostro Facciamo Scuola. Allora Francesca, io sono contentissimo, voglio salutarti e augurarti ovviamente un in bocca al lupo per questa maturità e lanciare il video vincitore di questo concorso. We are free! Tiene la distanza, una manciata di chilometri che separa due vite. Io non saprei definirla, ma piano piano, giorno dopo giorno, sto realizzando molte cose precedentemente sottovalutate. E la distanza sì, è per la distanza che ogni giorno penso l'1% in più rispetto al giorno prima. La distanza ha due facce. La prima è quella dolorosa, sempre piazzata davanti, sempre presente. L'altra ti fa riflettere, ti fa capire chi c'è veramente per te e chi no.